Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi. Questo è il tuo libro. Come possiamo dire, diciamo, i nati dagli anni 70 in poi, lo devo alzare, sono la regia che mi fa questi appelli, i nati dagli anni 70 in poi, la storia di Lecce e Colli e probabilmente anche il nome e la faccia, magari non la conoscono, a meno che non siano la zia Lologi, convinti, credenti e praticanti. Per farla breve, insomma, Luciano Lecce e Colli, centrocampista della Lazio, campione d'Italia 73-74, componente anche della nazionale di allora, un bel giorno decide, questa è la storia come ce l'hanno venduta a noi che eravamo ragazzini al tempo, decide di entrare in una gioielleria e di dire mani in alto questa è una rapina. Era tutto, era un simpatico scherzo, diciamo, per così dire. Il gioielliere, quelli erano tempi molto molto piombati, diciamo, in Italia, erano tempi nel senso che le pistole erano facili. Estrae la pistola e lo uccide sul momento perché dice legittima difesa, insomma pensavo di essere di fronte a dei rapinatori, ma forse così è come ce l'hanno raccontata per anni. Tu ci racconti che non è proprio così. Ma sì, Luciano Riceconi è un personaggio molto amato dai tifosi dell'epoca, nel pieno dell'attività agonistica, 28 anni, campione d'Italia con la Lazio, giro della Nazionale Azzurra, 18 gennaio 1977, una data particolarmente dura perché Cecco muore, muore in una circostanza molto controversa, quella che tu hai ricordato, la versione ufficiale che per 35 anni è stata tramandata. In realtà io all'interno di questo libro sono riuscito a scoprire dell'altro, riuscendo ad unire testimonianze inedite, ricostruendo i fatti con dovizia di particolari e soprattutto attingendo agli atti processuali, ovvero sia che lo stesso gioielliere in fase dibattimentale disse a chiare lettere Luciano Recepconi non ha mai fatto nulla per simulare uno scherzo, abbinata a una testimonianza importantissima, quella di Pietro Chedin, del compagno di squadra di Cecco della Lazio di all'epoca, che confessò la sera stessa dell'omicidio a Gigi Martino, il gemello, il fratello. Aspetta, scusami, per essere didascalici al massimo, Ghedin, per capirci, il vice allenatore di Trapattoni ai mondiali Assolutamente 2002, attuale allenatore della nazionale di calcio sì. Calcio femminile, femminile. peraltro padre di un ottimo giocatore di tennis che gioca anche nel circuito, non è famosissimo, ma insomma il figlio gioca anche a livello internazionale. Ma sì, una testimonianza chiave perché lui era all'interno della gioielleria, quindi un test oculare che disse apertamente che Cecco, così veniva chiamato, non simulò nessuna rapina, quindi non fece nessuno scherzo, si trattò semplicemente di una disgrazia, di un gesto avventato, come giustamente ricordavi tu, 1977, anni di piombo, Roma, un clima particolarmente difficile, un fraintendimento sfociato in un gesto un po' azzardato che è costato la vita a Luciano Però Recepconi. faccio l'avvocato del diavolo, scusa, cioè, voglio dire, per quanto un gioielliere possa essere, diciamo così, nervosissimo e allarmato dal clima dei tempi, ma pare difficile pensare che senza un input particolare due persone entrano in gioielleria e io tiro fuori la pistola e ne ammazzo uno. Ma sostanzialmente, ecco, bisogna capire anche la sfera psicologica del personaggio. Parliamo di un gioielliere che aveva già subito una rapina vera, reale, poco tempo prima, aveva dato, diciamo, modo di effettuare una sparatoria immotivata in piena luce del sole a Roma, quindi aveva dei precedenti che probabilmente lo agitavano da un punto di vista, di psicologia interna, da un punto di vista personale. In realtà, ribadisco, ovviamente anche il processo in parte riuscì a far emergere questo tipo di verità particolarmente imbarazzante, che Cecconi non disse nulla. E Il l'episodio. libro si intitola Non Non scherzo, perché questa è scherzo. la frase che sarebbe stata detta da Recepconi, no? Ma in realtà lo scherzo dove nasce? Nasce dal fraintendimento dello stesso Chedin, che vedendo Recepconi a terra, così immobile, sentendo questo sparo così improvvisato, lui stesso pensò a uno scherzo, ma in realtà Recepconi non pronunciò mai la parola fermi tutti, questa è una rapina, tanto più intimò uno scherzo. Voglio ricordare questo aneddoto per chi ci sta seguendo, che Cecco all'interno dello spogliatoio veniva chiamato il saggio. Questo era il soprannome che i compagni di squadra gli avevano tributato, quindi un saggio fondamentalmente è tutto fuorché un burlone. Cioè, non, esatto, non uno dedito allo scherzo sistematico, perché ripeto, sarebbe stato anche di pessimo gusto, ma entrare in una Assolutamente. gioielleria in quel periodo, adesso sono gli anni di piombo, Molto cioè si spara pericoloso. tutti i giorni e ogni giorno muore qualcuno, Beh, ricordiamo l'episodio del 79 di Brigate Reggiani a Rosse Milano, e affini, assolutamente sì. esatto. Per cui di quei periodi, un calciatore famoso, oggi Recepconi è insomma un giocatore medio buono, diciamo così, di Serie A, che entra in una gioielleria e dice questa è una rapina. Effettivamente detta così, soltanto Stona. non un carattere
ripeto, di uno scherzoso, ma una persona peraltro anche... Ma diciamo, non era un istrione, non era, esatto, uno a cui piaceva prendersi il gioco degli altri, non aveva precedenti in tal senso, ribadisco la teoria del saggio, ma soprattutto chi l'ha conosciuto sa perfettamente che parliamo di una persona schiva, introversa, molto chiusa, non dava facilmente confidenza agli estranei, tanto più poteva arrivare a simulare. Perché sarebbe stata tramandata questa versione? Cioè, che interesse aveva il giudice di allora a dar ragione al gioielliere? Diciamo, ma in realtà in quel clima, ribadisco, 1977, le attività commerciali, nella fattispecie, ma le gioiellerie in particolare, erano prese di mira da rapinatori veri. Ogni giorno, non soltanto a Roma, ma in altre città d'Italia, c'erano assalti a mano armata in continuazione. Quindi riuscire ad arrivare a una sentenza esemplare che facesse uscire indenne il gioielliere era un po' quello che l'opinione pubblica dell'epoca andava chiedendo. Poi sostanzialmente la tesi della difesa, ovvero sia quella del gioielliere, perorò la causa dello scherzo, fu quella che come imprinting iniziale venne data alla vicenda e è rimasta così per 35 anni. Io a Roma, su Radio Radio, ho sentito discussioni, infuriare discussioni, ma per ore intere su questa cosa da parte dei giornalisti che allora c'erano e che scrissero di questa cosa qui. E la cosa meravigliosa in Italia è che poi, diciamo, tutti urlavano, tutti si accaloravano e ognuno è rimasto esattamente della sua idea. Tu hai fatto cambiare idea a qualcuno? Ma io ci ho provato e credo che anche in parte voglio dire di esserci riuscito, semplicemente perché io non parto a dicerie, io non tramando la teoria del fruttivendolo, la teoria del giornalaio sotto casa, di quello che è stato detto e tramandato. Parto dagli atti processuali, ricostruzioni inedite e soprattutto testimonianze di prima mano. Non scherzo, Maurizio Martucci, eccolo qua, Re Cecconi, La verità calpestata, 1977, era quello il periodo storico, sulla 3, aspetta che devo capire, ecco, qual è la 3, scusate, ma non è che io vado giù, perché noi, capito, in tempi di crisi, gli spettatori di Sky Sport 24 capiscono che non è che noi possiamo fare un, diciamo così, anche scannerizzarlo il libro, no, lo faccio io da leggere, ma va benissimo, mi presto. Come sta andando il libro? Interessante, io credo che sia un... Tra l'altro è anche, diciamo, di formato leggibile, lo posso leggere anche molto agevole, perché non ci sono, è asciutto, 6.000 pagine. E voglio dire che anche che non stona, visto che oggi c'è Lazio Milan, perché oltretutto Re Cecconi, nativo della provincia di Milano, lui che segnò un gol storico nell'anno dello scudetto, il primo scudetto 73-74 al Milan al 90°, lui che venne corteggiato dal Milan e il presidente dell'epoca della Lazio, Lenzini, rifiutò una cifra stratosferica, 1.400.000.000 per il trasferimento di Cecco al Milan, era stato pagato soltanto 300 milioni. Grazie. Ma hai impressione che ci sarà una seconda puntata? Cioè, perché comunque come va a finire questa storia? Hai ragione tu o hanno ragione per quelli che hanno detto che per 30 anni De Cecconi aveva simulato la rapina? Io mi auguro che comunque Pietro Chedin, visto che lui è un testimone oculare ed è l'unico che tutti questi anni non ho mai più voluto parlare, bisognerebbe chiamarlo al telefono, ammesso che sia disponibile. Possa aprirsi, esattamente. Ovviamente rispettiamo le sue volontà. Ma lui non ha, negli anni non ha mai più parlato, non ha mai più parlato di questa storia molto tragica. Io credo però, per amore della verità storica, per dare a Cecco quel che è di Cecco, sia bene ricollocare la vicenda nelle giuste dimensioni. Grazie Maurizio, grazie per essere stato con noi, grazie molto, è un libro molto interessante, possiamo proseguire, andiamo avanti con i risultati dell'NBA, facciamo vedere qualcosa.